Buongiorno a tutti, un ulteriore benvenuto oltre rispetto a ieri in questa bellissima sala. Abbiamo già avuto modo di incontrare Giuliano Testa ieri, per chi di voi fosse stato presente, però oggi è la giornata a lui dedicata proprio con questa keynote in questa bellissima aula. Giuliano si è laureato qui a Padova, laureato in medicina, e si è poi specializzato in chirurgia. Però per il desiderio, la volontà di avere una formazione, diciamo anche al di fuori dall'Italia, Giuliano ha lasciato l'Italia per andare in Germania, ormai sono passati molti anni. Da lì poi si è mosso sempre con lo spirito della ricerca e della formazione in ambito chirurgico a Chicago e poi a Dallas. E diciamo che ha sviluppato la sua formazione come medico chirurgo con un interesse specifico nel mondo dei trapianti. Chi di voi ha assistito ieri alla discussione sul trapianto ha visto quanti aspetti ormai vi sono inerenti al mondo dei trapianti. Nell'intervento che abbiamo fatto abbiamo anche detto che forse non è più l'innovazione, anche se questo io ritengo, lavorando ormai da molti anni, che non sia esattamente così, che il mondo dei trapianti ogni giorno ci porta qualcosa che è innovativo. Ma ritornando al professor Testa, è diventato infatti professore di chirurgia negli Stati Uniti e da 2 anni è il direttore dell'unità di tutto il dipartimento di trapianti addominali alla Baylor University di Dallas, che è una delle università di più elevato livello sia per l'attività clinica che per l'attività di ricerca. Giuliano Testa fa parte di questa comunità internazionale dei trapianti. Pensate che è membro di oltre 20 società scientifiche e di enti culturali sempre inerenti al trapianto. Un altro ruolo che per chi non è addentro all'argomento magari è un pochino meno, così colpisce un po' meno, però per noi che lavoriamo nel trapianto è un ruolo fondamentale, è entrato in un contesto molto delicato che è quello del Comitato dell'Etica dei Trapianti della società americana, si chiama UNOS. Quindi al di là di essere una posizione ambita, ma un ruolo fondamentale perché questa entità UNOS americana è unica in tutto il mondo, quindi a livello internazionale, nella gestione di come vengono proposti gli organi in America, che è un paese vastissimo, e come vengono utilizzati. Se entriamo nel campo scientifico, Giuliano ha scritto numerosi capitoli di libri, sempre sul trapianto, fa parte di società scientifiche, fa parte dell'editorial board di molte riviste, sempre specifiche per la chirurgia e per il trapianto. Non solo, ma ha ricevuto anche una laurea ad honoris in medicina, quindi chiaramente il suo curriculum si è molto arricchito. Però, e questo è il motivo per cui compare questa foto, perché è stato invitato, perché l'Università di Padova, insieme al Sole, insieme a Nova, e devo ringraziare in questo contesto la professoressa Obo, che è stata molto sensibile a questo argomento, perché Innovation, Open Innovation Day invita qui a Padova Giuliano Testa. Non solo per tutta quell'attività per cui vi ho parlato, ma perché l'innovation sta in che cosa? Nell'aver così pensato alcuni anni fa ad un nuovo argomento, ad una malattia che si chiama la sindrome di Rokitansky, è una malattia non molto diffusa, è una malattia per cui le donne nascono senza l'utero, quindi non hanno la possibilità di avere gravidanze. Vi sembrerà una cosa molto particolare, lo vedrete nella presentazione di Giuliano, che ha iniziato questa attività, quindi ha voluto aprire a Dallas, sono pochi centri al mondo che fanno questo tipo di intervento, e quindi è passato, ha sfruttato la sua esperienza di chirurgo dei trapianti addominali nel trapianto d'utero, e vedremo i risultati di questo trapianto. Ieri Guido Romeo, come giornalista, gli ha fatto la domanda in maniera un po' provocatoria: ma è utile? Cioè serve questo trapianto? Allora, per noi che lavoriamo da 30 anni nell'ambito dei trapianti, è chiaro che vi sono trapianti salvavita, quindi il trapianto di fegato, il trapianto di cuore, il trapianto di polmone è un trapianto salvavita.
In questo caso il trapianto di utero è un trapianto che cambia la vita a quella persona, e lo vedremo perché, nascendo con questa limitazione, può veramente aspirare ad una gravidanza. E diciamo che quando qui all'università con il rettore e con la professoressa Obba abbiamo pensato al suo nome, ed era circa questa primavera, per invitarlo a questo incontro, siamo stati copiati dal Time, perché nello stesso momento il Time lo selezionava e lo indicava come una delle 100 persone più rilevanti al mondo per quello che ha fatto nel 2018, ed è per questo che con piacere invito Giuliano Testa a fare la sua presentazione. Grazie Giuliano. Buongiorno, mi sento molto umile a parlare a questo podio, mi sono laureato qua, come ha detto la professora Burra, che ringrazio per essere eccessivamente buona nei miei confronti. Non ho parole per descrivere l'emozione che penso chiunque di noi provi, poter nel mio piccolo dirvi una storia di una avventura che è nata 3 anni fa e che sembra essere molto pallida in confronto alla scienza che è stata creata in questa università. In ogni modo, di solito si ringraziano le persone che hanno lavorato con te, per poi io sono qua e prendo la gloria, ma io voglio prima di tutto, prima di iniziare, anche se proprio queste sono persone sconosciute, riconoscere il team che ha permesso che questo succedesse. Non sono stato il primo al mondo a farlo, bisogna dare a Cesare quel che è di Cesare, è stato Mats Barström, che è un chirurgo svedese di Gothenburg, che ha dedicato la maggior parte della sua carriera a far funzionare questo trapianto strano, e la storia, da cui bisogna secondo me partire per poi capire dove si sta andando, è bellissima, perché Mats è un chirurgo oncologo ginecologo e aveva operato delle persone giovani che purtroppo avevano perso l'utero nell'età gestazionale. E era rimasto molto colpito da questo, in particolare da una delle sue pazienti che gli disse: non sarò più in grado di essere mamma. E da quel momento lui ha cominciato veramente a lavorare seriamente per coronare il sogno di una persona che nell'età in cui tutti riteniamo normale avere una gravidanza non era più in grado di farlo. Lui è stato il primo, lui è quello che l'ha fatto veramente funzionare. Noi siamo arrivati dopo, abbiamo sfruttato alla grande la sua esperienza e speriamo di aver aggiunto un'altra pietra, e poi speriamo che in futuro questa cosa diventi molto più comune di quanto sia adesso. Tutt'oggi nel mondo ci sono pochi centri che lo fanno, anche se il numero si sta allargando. Tutt'oggi nel mondo ci sono praticamente solo, che io sappia, che siano stati dichiarati fino adesso soltanto 11 bambini che sono nati con questa nuova tecnica. 2 sono quelli che sono nati nel mio centro e 8 sono quelli che sono nati in Gothenburg, e poi c'è un'altra nascita in Brasile. Gli altri stanno avvenendo, ci sono diverse donne che sono in diverse fasi di questo percorso lungo che vi descriverò, per cui ne sentiremo parlare sempre di più. Questa è un po' un'introduzione, giusto per darvi un'idea da dove si viene. Come diceva la professoressa Burra, Patrizia, grazie, è che ha introdotto perfettamente l'argomento. È stata un'evoluzione nel mondo dei trapianti, fa ancora molta specie l'idea del trapianto come il modo di salvare la vita a una persona che è arrivata a un punto tale per cui gli organi hanno esaurito la loro funzione per svariati motivi. Per cui quando questo è nato, naturalmente ha colpito la sensibilità e l'emotività delle persone, cambiare il cuore, cambiare il fegato, i polmoni. Però è stata un'evoluzione a questo punto di vista. È chiaro che cambiare il cuore, anche se abbiamo sentito che esistono delle nuove terapie che permetteranno probabilmente di avere un cuore artificiale, in realtà è che ancora bisogna fare il trapianto di cuore. Non esiste veramente un'alternativa indefinita a un cuore umano. Esistono delle alternative temporanee. Polmoni, c'è l'ECMO, ma in realtà è molto limitato nel tempo. Fegato non abbiamo molto. Per cui questi veramente salvano la vita.
Poi ci sono dei trapianti per cui la vita diventa molto migliore e si allunga anche, come per esempio il trapianto di rene. E poi c'è stata negli ultimi anni questa incredibile tendenza a fare trapianti che in realtà sembra che non salvino la vita, ma migliorino la vita, come per esempio il trapianto di faccia o il trapianto di arti. Il trapianto di utero è un trapianto strano perché dal mio punto di vista è un trapianto normalizzante, nel senso che riporta la normalità dove la normalità non c'è mai stata oppure è stata eliminata per motivi svariati. E lì si inserisce. In realtà, se poi uno pensa perché queste cose accadano, accadono semplicemente perché l'uomo definisce che esiste una necessità. E quando definiamo che esiste una necessità, la nostra mente per qualche motivo incomincia a viaggiare e a scoprire come risolvere i problemi. E poi esiste il fatto che si creano delle tecniche che possono essere applicate in maniera disparata. Ed infatti il discorso essenziale è che io in realtà sono un chirurgo dei trapianti addominali, ho imparato delle tecniche specifiche, vengo da un centro dove si fanno centinaia di trapianti all'anno e di conseguenza per me è stato quasi un passo normale pensare a come far funzionare una cosa diversa da un fegato, da un rene, da un pancreas, da un intestino. E poi c'è stata un'evoluzione anche dell'immunosoppressione che ha permesso che queste cose potessero essere fatte normalmente. Adesso pensare che una persona dopo un trapianto di fegato sopravviva per 20 anni è una cosa relativamente normale. Nel 1980 non lo era. Per cui sono passati non tanti anni, ma già siamo a un livello tale per cui è possibile pensare di fare trapianti che durino per una vita. Come tutte le cose in medicina, io spero, ci credo ancora, esiste una base etica fondamentale che permette poi lo sviluppo delle tecnologie. E infatti i bioeticisti, come per esempio Kaplan, che è uno dei più famosi negli Stati Uniti in questo momento, avevano già cominciato a pensare come fare una specie di scheda etica in cui poter inserire i nuovi trapianti che si stanno facendo. E avevano capito che esisteva un'evoluzione dal trapianto che salva la vita ad altri tipi di trapianto. Ieri mi è stato domandato, Patrizia lo ricordava, è necessario farlo. Io personalmente non lo sapevo neanche se fosse necessario farlo quando ho iniziato, però la verità è che dopo, come in tutte le belle cose della vita, uno si appassiona e incomincia a cercare vari motivi. È anche possibile che l'abbia fatto per giustificare quello che stavo facendo, ma la verità è che ci sono centinaia di migliaia di donne che hanno questo problema. Cioè non è un problema, anche se i numeri di trapianti che abbiamo fatto fino adesso è limitato, non è assolutamente un problema raro. È un problema anzi molto comune. Solo negli Stati Uniti esistono centinaia di migliaia di donne che hanno la mancanza dell'utero da nascita o un utero che non funziona, per cui non è in grado di portare avanti la gravidanza, oppure hanno perso l'utero per svariate patologie, sia maligne che benigne, nell'età in cui volevano o vorrebbero essere madri. E questa è una cosa importante, perché dopo uno incomincia a rendersi conto quale potrebbe essere veramente l'impatto di una nuova tecnologia nella vita di queste donne. La storia che lo ha creato è interessante, perché se uno si ferma, se avessimo tempo e si potesse riflettere, il primo esempio che abbiamo di un'idea simile viene prima della Seconda Guerra Mondiale, e viene per una cosa che adesso sui giornali, sulle interviste se ne parla molto, il transgender. Ed infatti è stato un chirurgo tedesco che per la prima volta ha provato a fare questo intervento su una persona non tedesca che era un transgender. Era una persona che assolutamente voleva diventare donna. Io personalmente non ho mai affrontato né emotivamente né tantomeno culturalmente l'idea del transgender. Mi ci sono trovato infilato dentro fino al collo e ho scoperto una realtà che sinceramente è molto diversa da quella che viene dipinta sui giornali. Questo è stato un altro dei bagni di umiltà che sono stati possibili in questo percorso. C'è stato fatto un film, se volete vederlo è splendido il film, l'attore è fenomenale ed è veramente una storia ben raccontata. Comunque questo è stato veramente un tentativo di fare il trapianto, fallì perché non si sa bene, ma pare che sia stata un'infezione, chissà come è stato fatto clinicamente. Gli atti sono stati distrutti durante la guerra per un bombardamento degli alleati a Dresda che ha distrutto l'ospedale dove questo era successo. Comunque dopo invece il professor Brandstrom ha veramente cominciato da zero,
ha cominciato con l'idea di fare dei modelli animali, prima non primati, poi sui primati, e poi ieri parlavamo di quanto sia controversa la sperimentazione animale. Chiaramente per gente come noi è difficile riuscire a far capire quanto in realtà è stato possibile fare questo grazie alla sperimentazione animale, grazie a quello che è stato fatto in laboratorio. E poi ci sono stati dei diversi episodi singoli in Turchia e in Arabia Saudita che non hanno funzionato, e finalmente invece l'Università di Gothenburg con Mats Pastor l'ha fatto funzionare. E da lì siamo un po' partiti tutti seguendo questa luce. Un attimo soltanto, questo è un po' la caratteristica di questo trapianto, è stranissimo, è diverso. Adesso non so quanti di voi sanno cos'è, perché si fanno i trapianti, ma questo è diversissimo. Prima di tutto, come ho detto prima, non è un trapianto che salva la vita, è un trapianto temporaneo. Di quelli che facciamo, forse è l'unico veramente trapianto temporaneo che si fa, nel senso che si trapianta l'utero solo per il tempo per cui l'utero è necessario. Poi l'utero viene tolto, non viene lasciato nella donna che lo ha ricevuto. Si può fare sia con un donatore vivente, sia con un donatore da morte cerebrale, che è una cosa un po' peculiare, perché per esempio gli altri trapianti, questo in realtà non è un trapianto di organo, è un trapianto di tessuto, si possono fare solo praticamente da donatore da morte cerebrale. La cosa, secondo me, affascinante è che si fa con un organo che ha esaurito la funzione. Io lo chiamo organo per semplicità, perché in realtà le donne che donano questi organi l'utero l'hanno già usato e non lo useranno più per il resto della loro vita. Per cui praticamente, anche se è vero che noi andiamo a violare la santità del corpo umano per togliere un organo, togliamo un organo che in realtà ha già esaurito la propria funzione. La cosa bellissima inoltre è che coinvolge molte persone, coinvolge la donna che riceve il trapianto naturalmente, coinvolge la donatrice, coinvolge il bambino che nascerà da quell'utero e coinvolge la famiglia, perché chiaramente i mariti devono essere partecipi di questo percorso molto più di gente come noi, che ha sempre fatto fede sul fatto che tanto è mia moglie che è incinta, noi possiamo andare avanti per noi. Noi vogliamo che i mariti siano profondamente inseriti e partecipi di questa avventura. La cosa fondamentale è il successo del trapianto, non è il trapianto. Il successo del trapianto di utero non è fare il trapianto di utero. Il successo del trapianto di utero è avere un bambino, che è una cosa completamente diversa. È il prodotto, non è il prodotto che noi stiamo cercando. Infatti, a fare un discorso tecnico, fare il trapianto, uscire dalla salvatoria e dire che abbiamo finito, è solo l'inizio del percorso. Questa è una cosa che, per me, che sono un chirurgo, che forse credo di essere un chirurgo anche per parte della mia personalità, perché a me piace fare le cose e poi vedere che funziona immediatamente. Non riuscirei a fare un lavoro medico dove devo aspettare l'effetto delle cose che faccio. Il chirurgo forse vuole andare, mettere a posto e poi, giustamente criticato molto dai colleghi medici, vuole andarsene a casa. Questo trapianto mi ha completamente cambiato la vita, perché, come ho detto, bisogna prima fare il trapianto, essere sicuro che l'utero funziona, poi bisogna aspettare che il trapianto funzioni. L'unico modo che abbiamo per saperlo è se esiste una mestruazione normale, e questo accade dai 30 ai 40 giorni dopo aver fatto il trapianto. Poi bisogna fare in modo che l'immunosoppressione sia stabilizzata, che non ci siano episodi di rigetto. Poi bisogna impiantare l'embrione. E questa è una cosa che dà uno stress incredibile, perché, come sapete, non è che la fertilizzazione in vitro ha il 100% del successo. Per cui uno rischia veramente di aver fatto tutto questo lavoro per poi verificare tutti gli sforzi sono vanificati nel momento in cui l'embrione non riesce ad attecchire. Poi bisogna aspettare la fine della gravidanza, i canonici 9 mesi, quelli non possiamo cambiarli, grazie a Dio. E poi finalmente c'è un bambino che nasce. Per cui, come vedete, questo percorso dura mesi, che è completamente l'opposto di quando noi facciamo un trapianto di rene o un trapianto di fegato e cerchiamo di valutare la funzione dell'organo immediatamente, o per la produzione della bile, o per esempio per il fatto che viene l'urina, sappiamo che questi organi funzionano. Come si parte? Si parte praticamente da cercare, per il momento stiamo super selezionando le persone che vogliono farne parte, perché chiaramente non possiamo permetterci voli pindarici, dobbiamo fare le cose partendo dalla situazione di più assoluta normalità, in modo da poter cercare di eliminare il rumore, lo schermo che potrebbe venire fuori da altre problematiche di salute. La cosa bella è che naturalmente queste sono donne giovanissime, la cui unica
sfortuna nella vita di non aver l'utero. Per il resto non hanno alcuna patologia, né diabete, né ipertensione, né nulla di tutto quello che siamo abituati noi col resto dei trapianti che facciamo. E poi bisogna naturalmente scegliere questi donatori, queste donatrici e andare in salvatoria per prendere l'utero e per fare il trapianto di utero, che alla fine rimane un gesto tecnico, è veramente una connessione di vasi, arterie e vene che permettono al sangue di entrare nell'utero e poi uscire dall'utero e ritornare nel corpo umano. La cosa fenomenale è che noi trapiantiamo un utero che in realtà è grande forse così, e l'utero poi cresce durante la gravidanza a livelli dell'utero normale, di una qualsiasi persona normale. Mi ha affascinato tremendamente quando abbiamo fatto il taglio cesareo della prima ragazza che ha avuto il parto con noi. Mi ricordo aver fatto le chiamiamo anastomosi, queste connessioni arteriose e venose con il microscopio, perché sono vasi estremamente sottili e piccoli, e poi vederli ingrossati a livello di centimetri durante la gravidanza è stata una cosa assolutamente stupefacente. E poi ritornano praticamente a livello normale. Queste cose magari uno non ci pensa, ritiene normale che l'utero cresca e poi si rimpicciolisca di nuovo, ma è una cosa assolutamente stupefacente. La cosa ancora più stupefacente è stata come facevamo noi a dire alle persone che avevamo questo programma. Come fai? Non è che puoi andare in giro negli ospedali e dire abbiamo un programma, stiamo iniziando un programma innovativo, sperimentale per fare trapianto di utero. Allora siamo andati sul giornale, nel giornale di Dallas, e abbiamo fatto fare un articolo dove diceva che il team dell'ospedale Warrior Baylor University Medical Center iniziava un programma di questo genere senza sapere cosa sarebbe successo. La cosa bellissima è stata che nel giro di 2 settimane sono state 100 donne che nessuno aveva mai visto prima, che hanno telefonato e detto noi vogliamo donare il nostro utero. Allora, se esiste mai il modo di capire quanto una donna abbia una forza interiore, un'emotività che è decisamente superiore a molto quella degli uomini, senza fare tanti discorsi fin da, questo è stato per me fondamentale. Quando siamo andati a domandare ma chi ve lo fa fare? Voi non avete bisogno di questa chirurgia? La risposta è stata noi abbiamo avuto la nostra opportunità, vogliamo che altre donne possano avere la loro opportunità. È stato veramente bello. 100 altruistiche, come si dice, da noi si dice Good Samaritan, donne che altruisticamente hanno deciso di donare il proprio utero. E poi uno specchio di quello che è successo, di quanto può essere grande il desiderio di un intervento di questo genere, più di 300 donne hanno chiamato e detto noi abbiamo questo problema, potete aiutarci? Da questo ne abbiamo selezionato 10 donne, che poi sono state le prime 10 che hanno ricevuto il trapianto di utero nel nostro centro. Come dicevo, si fa la fertilizzazione in vitro e questo naturalmente si fa prima, nel senso che noi non possiamo permetterci di prendere l'uovo non fecondato dopo il trapianto. Si può fare, l'abbiamo anche fatto perché abbiamo esaurito quelli che avevamo, ma li vogliamo a priori per evitare di fare stimolazioni durante l'immunosoppressione. Per cui queste donne hanno già abbiamo già preso le uova, abbiamo fatto fertilizzare, poi abbiamo naturalmente dovuto considerare che non esistessero patologie gravi che naturalmente portassero a un bambino con delle malformazioni quando la gestazione fosse finita, e poi questo naturalmente viene inserito in questo utero nuovo che la donna ha ricevuto. E poi si aspetta naturalmente i 4 giorni per l'esame del sangue o i 10 giorni normali per cercare che i livelli ormonali siano elevati e che la persona sia in gravidanza. La gravidanza poi procede normalmente. Noi abbiamo avuto 2 gravidanze, grossi stress per ogni sternuto, per ogni piccolo sanguinamento, forse molto di più di quanto succederebbe in normalità, però alla fine sono arrivate al parto. Il parto è un parto cesareo di necessità, probabilmente in futuro si potrà anche pensare di fare questo parto per via naturale, ma l'idea è che dove si unisce l'utero nuovo all'organo genitale femminile ci sia un momento di cicatrice, che questo potrebbe creare dei problemi al momento del parto. Per cui un parto cesareo che viene fatto naturalmente con grande gioia, e come vedete poi il bellissimo risultato del bambino. Impiantiamo un solo
embrione praticamente, perché non sappiamo cosa succede se questi uteri siano in grado di mantenere una gravidanza con, per esempio, con due bambini. Questo che invece in realtà è l'esatto opposto di quello che succede in America, perlomeno, con quello che noi chiamiamo l'utero in affitto, dove generalmente si impiantano più di un embrione, perché queste sono tecniche che vengono per cui la persona che affitta l'utero viene pagata e la persona che paga vuole avere la certezza che almeno ci sia un risultato positivo. Noi questo naturalmente non le facciamo. Per capire quanto sia importante per queste donne avere una maternità, bisogna un attimino fermarsi e riflettere. Queste sono ragazze normalissime, dai 20, noi abbiamo fatto un trapianto il 18 ottobre a una ragazza di 20 anni, ai 32 anni fino adesso, che hanno una vita normalissima, lavorano, sono sposate, fanno tutto quello che facciamo noi e pur di avere un bambino hanno l'opportunità di adottare, hanno l'opportunità di avere un utero in affitto. Ci sono solo 14 stati negli Stati Uniti dove non è legale, per cui basta spostarsi di uno stato e fare legalmente l'utero in affitto, eppure decidono di fare questo. Decidono di fare questo alle spese di cosa? Alle spese di un intervento che è il trapianto, un taglio cesareo, essere sottoposti a immunosoppressione e poi la rimozione dell'utero. Ci vuole una forza interiore e una volontà di avere la propria gravidanza per fare una cosa di questo genere qua. Se uno si ferma un attimino, poi capisce anche perché una domanda come c'è bisogno di questo, credo che sia una domanda a cui non si può rispondere. Io gli ho risposto con un no o un sì, dipende da, ma è una domanda molto molto complessa. Ed è una cosa bellissima riuscire, alla fine di tutta questa grandissima avventura, riuscire a creare una figura di questo genere. Lei è la nostra seconda, il momento in cui è andata la bambina è stato emozionante, però io ancora mi emoziono a vederlo perché è una cosa fantastica. E invece sotto è JJ, così chiamato, che è ho il permesso naturalmente della mamma di mostrare queste fotografie, è JJ che è il primo bambino che è nato. E adesso ce ne sono altre quattro. Ieri mentre ero qui abbiamo fatto il trasferimento dell'embrione nella nostra terza, speriamo che tutto vada bene e speriamo di poter continuare. Questa è la mia storia, la storia non è la mia storia, questa è la storia di questa avventura che è nata per una cosa che sembra effimera, in realtà tocca profondamente la vita di tutti i giorni, di tutti noi, e apre in un certo senso per me almeno una finestra su un'emotività e una realtà che è facile ignorare se non ci tocca da vicino come molte cose nella vita. Ho finito, vi ringrazio profondamente. Come avete sentito, quindi c'è una parte da professionista, quindi quello che riguarda la capacità di un chirurgo che ha un'esperienza di 30 anni di chirurgia dei trapianti. Dall'altro c'è un aspetto che è un po' diverso, da quello che vi dicevo prima aveva colpito sia me che la professoressa Oboe quando abbiamo discusso di questo particolare frontiera, quindi negli Open Innovation Day questa è la frontiera, questa è una novità e questo ha coinciso con la figura di Giuliano Testa. Però insieme c'è un qualche cos'altro, perché effettivamente quello che hai detto anche sull'attenzione alle donne ha un suo significato, quindi è un mondo più piccolo, è un intervento di nicchia, però è un qualche cosa che ha cambiato, che sta cambiando la vita di queste donne completamente, quindi è tutto da bilanciare nell'ambito della medicina. La medicina è così, la medicina è anche il risultato che si ottiene su poche persone alle quali o ai quali cambiamo la vita. Di certo Giuliano è a disposizione per delle domande, delle curiosità, quindi ci fa piacere. Domande tecniche, se c'è qualcuno in sala che è medico, chirurgo, o domande anche di tipo così informativo, culturale. Quindi non abbiate paura. Salve e grazie per questa bella presentazione e per aver messo a punto questa tecnica. Io mi occupo di trapianto di cuore col professor Gerosa e...
Lei ha detto che l'utero poi viene rimosso, quindi la terapia immunosoppressiva è anch'essa temporanea? La terapia immunosoppressiva è temporanea, per cui tutti i possibili danni dovuti alle medicine che immagino usi anche lei vengono tolte. Non dovrebbero esserci, da quello che sappiamo, non esistono a lungo termine problemi, almeno i dati più lunghi sono quelli di svedesi. Anche le ragazze che avevano avuto la sindrome di Roctansky spesso è associata a malformazioni renali, per cui anche le donne che hanno avuto un'elevazione dei valori di funzionalità renale hanno recuperato completamente al momento in cui abbiamo fermato la terapia immunosoppressiva. Quindi la loro qualità della vita torna come prima di tutto il processo? Meglio, perché hanno il bambino adesso. Grazie. Yes, sì. Prego, complimenti, sono un chirurgo ginecologo. Due domande tecniche. Una per quanto riguarda il tipo di anastomosi, se sono i vasi ovarici oppure arteriuterina, per quanto sai benissimo i millimetri. L'altra è se la rimozione dell'utero decide la donna se è nell'atto del taglio cesareo in prima istanza o decide eventualmente dopo, a distanza di tempo, di un'eventuale gravidanza. Grazie. Sono due bellissime domande. Quella tecnica naturalmente tocca nel cuore perché è quello che faccio. Le anastomosi sono l'arteria uterina che in realtà viene presa con un segmento dell'arteria iliaca interna, per cui questo facilita l'anastomosi arteriosa sull'arteria iliaca esterna, viene come un trapianto di rene praticamente, solo che in questo caso è ortotopico perché l'utero rientra esattamente nella possibilità che avrebbe naturalmente. La vena è un problema, è stato il problema più grosso che abbiamo trovato. Si può utilizzare la vena uterina, che però è effimera nel vero senso della parola, o c'è o non c'è, oppure il segmento utero-ovarico senza toccare la vena ovarica in modo che le ovaie rimangano in loco. Essendo la maggior parte, tutte le nostre donatrici sono state pre-menopausa, non volevamo creare una menopausa chirurgica, per cui abbiamo sviluppato, questo è stato il piccolo contributo che noi abbiamo dato, una tecnica chirurgica che permette di salvare l'ovaio. Per ciò che riguarda la seconda domanda, molto bella, la storia la dice tutta. La prima, Cristina, che è stata la prima ragazza che ha deciso di venire con noi a fare questa avventura, voleva assolutamente avere un secondo bambino. Però lei durante la gravidanza ha avuto un rialzamento della creatinina, non eccessivo, ma tale che ha fatto pensare a tutti noi non è il caso di fare una seconda gravidanza e mantenere l'immunosoppressione per altri praticamente 12 mesi. E abbiamo dovuto dirle che bisognava togliere l'utero. Il protocollo che abbiamo noi dà la possibilità di avere una seconda gravidanza e poi decidiamo noi da un punto di vista medico e le donne da un punto di vista personale se vogliono continuare o meno. La nostra seconda sta andando a fare la seconda gravidanza perché voleva avere un secondo bambino. Alla fine del secondo bambino torniamo all'utero. Molto bene, interessante, dottor Bo. Sì, complimenti ancora per la relazione. Volevo sapere una cosa, la vostra preparazione com'è stata? È stata lunga perché chiaramente so che gli svedesi erano andati per un periodo in Africa a fare gli esperimenti sulle scimmie eccetera e penso che anche voi avrete avuto tutto un periodo di training, tutta l'equipe, come ha mostrato, tutte le persone coinvolte, per cui volevo sapere anche dal punto di vista tecnico e organizzativo come vi siete preparati per arrivare a questi risultati. Io mi sono preparato con arroganza, nel senso che sono 22 anni che facevo i trapianti. Il nostro centro a Dallas è uno dei centri più grandi degli Stati Uniti per trapianto di fegato da vivente e trapianto di rene da vivente, per cui siamo veramente abituati, facendo circa tra fegato e rene 400 trapianti addominali all'anno, ad avere questo tipo di tecniche. E poi ho sfruttato il sorriso e l'ospitalità italiana, ho chiamato Mikael Olofsson e Lisa Johannesson, che adesso lavora con me comunque, e li ho fatti venire per i primi 4 trapianti con molta umiltà. Mi sembrava il modo più rapido e anche più economico per bypassare delle cose che già erano state fatte in realtà, cioè non è che andando in laboratorio io facendo dei trapianti sugli animali potessi acquisire delle conoscenze tecniche che non avevo già. Avevo bisogno soltanto di qualcuno che l'avesse fatto e mi navigasse nei momenti difficili. L'abbiamo fatto per 4 volte e poi abbiamo cominciato a viaggiare da soli.
A questo, se posso aggiungere, nel mondo chirurgico è abbastanza inusuale, perché voi nel mondo chirurgico, il chirurgo è chiaramente cambia la vita, la chirurgia in generale modifica qualcosa del nostro corpo umano, quindi avete sentito anche ieri il professor Gerosa, come hanno detto, c'è un po' un'elegia del chirurgo, però è difficile o comunque non è comune, diciamo, avere questo scambio, quindi anche questo aspetto è molto bello che abbiate fatto una collaborazione, che quindi i chirurghi che avevano già fatto questo trapianto d'utero si siano spostati da te e abbiate fatto le cose insieme. Quindi anche questo ha sicuramente un significato nel mondo della medicina e nel progresso della medicina, che noi ci auguriamo possa succedere a diversi livelli, non soltanto in chirurgia. Se mi permetti un attimo, non è che ce lo siamo inventati noi, ce lo sono inventati qua nel 1200. Molta parte dei professori che hanno lavorato a Padova, che hanno insegnato a Padova, non erano padovani, venivano tutta Europa e andavano in giro e poi facevano i professori itineranti. Per cui questo è un concetto che noi ci portiamo dentro, che non ha niente a che fare con io sono il primo, il secondo, io sono grande, tu sei piccolo. È il fatto che esiste una cultura di base che è bellissimo e la soddisfazione più grande è riuscire. Noi abbiamo aperto i nostri, tutti sanno le complicanze che abbiamo avuto, abbiamo aperto la nostra laboratoria a tutti quelli che sono voluti venire a vederci. È il modo più bello di riuscire a far crescere una cosa. Del resto, se uno lo fa uno solo, non prende piede da nessuna parte. Se molti si emozionano, diventerà una cosa che faranno in tanti. Ecco, così la professoressa Oboi siamo invitate a Dallas, allora al prossimo. Sì, certo. La prof Oboi, no, sei tu, e poi arrivo dietro. Grazie, professor Testa, sono veramente, come dire, strabiliata da questa nuova frontiera. E, da una parte mi fa piacere la tranquillità d'animo con cui ci sta raccontando queste cose, che sono di una grandezza incredibile, perché il fronte dei trapianti finora ha riguardato il fatto di far star meglio qualcuno, no? Ma concepire, partorire, creare vita è un'altra cosa, cioè veramente è un'altra frontiera dell'umano e dell'etico anche, no? E io mi stavo domandando quali sono, forse l'ha detto all'inizio, mi scuso perché stavo accompagnando l'altro ospite perché doveva partire per l'aeroporto, se l'ha detto all'inizio non lo so, cioè, mi stavo domandando da una parte se i limiti di questo intervento sono fermamente definiti, saldi, per chi, come, in che limiti di età, eccetera, eccetera, e d'altra parte volevo anche chiederle se in questo momento in cui le politiche relative al corpo e a come si pensa al corpo, a come si pensa alla sessualità, no? Stanno profondamente cambiando, ci sia stato nei confronti di questo tipo di intervento un interesse da parte delle comunità intersex o transsex, perché questo potrebbe aprire veramente, no? Questo passaggio da uomo a donna che in tanti vorrebbero. I limiti la prima domanda riguarda i limiti, chiaramente in questo momento siamo molto ristretti, nel senso che come limiti di età, soprattutto per le donatrici, Mats Brandstrom nel suo primo trapianto, la donatrice ha 61 anni, perché nel momento in cui quell'utero ha generato il bambino aveva 62 anni. Io sono arrivato a 47, mi è andata male e lì mi sono fermato, per cui adesso ho un limite a 40 anni per la donazione. Chiaramente aspetto che molti si lancino in questa avventura, così che posso imparare dove ho sbagliato e magari allarghiamo le possibilità. Però questo in realtà è il discorso. Poi chiaramente tutte queste ragazze hanno le ovaie, per cui hanno una vita endocrinologica assolutamente normale, e allargare il campo a persone che hanno anche perso le ovaie crea dei problemi etici enormi, perché in quel momento noi trasferiremo materiale genetico. Io con un trapianto di utero non trasferisco materiale genetico, faccio semplicemente un trapianto di tessuto da una persona a un'altra. Quello dei transgender è una cosa interessante, perché onestamente io non ne sapevo niente di questa realtà. Capisci che ognuno di noi in questa sala ha una sua storia e capisci che non è una cosa da fumetto. Esiste una tragedia interiore per moltissime persone che non si riconoscono nel sesso che noi riconosciamo guardandoli. Sembra una sciocchezza, sono molti di più di quelli che noi pensiamo, perché purtroppo in molte società non vengono accettati. E secondo me la cosa bella di quest'aula
è che tantissime cose sono state fatte in quest'aula, non erano accettate al tempo in cui sono state dette. E poi è solo stato attraverso la conoscenza, questo rompere la barriera dell'ignoranza, conoscere le storie delle persone, che siamo riusciti a mandare avanti le cose. Ed è per questo che siamo qua oggi. Per cui l'unica cosa, io ho fatto un bagno di umiltà bellissimo. Sono forse una persona migliore per aver capito le necessità di queste persone. Farò io questi trapianti? No. Non li farò perché non sono pronto psicologicamente, ma sarei pronto emotivamente, e anche perché penso che ci sono delle barriere endocrinologiche che non saprei neanche dove iniziare. Sono un semplice chirurgo manovale, non saprei neanche come incominciare ad affrontare. Qualcuno lo farà sicuramente, e dopo dovremo discuterne. Ottimo, visto? Sì. Allora abbiamo Alessandro in fondo, dottor Rosarin. Buongiorno professore, intanto volevo farle complimenti per la bellissima presentazione. Desideravo farle una domanda sulla terapia immunosuppressiva della paziente che è stata trapiantata di utero. Come la gestite non solo dal punto di vista del problema del rigetto, ma anche del rischio delle infezioni? Viene impostata una terapia di profilassi durante la gravidanza? Sì, no, ci sono dei rischi. E dopo desideravo chiedere un aspetto invece relativo al settore economico, di cui io non so nulla in America. Le pazienti che vengono nel suo centro hanno un'assicurazione privata, cioè come si articola? Grazie mille. Grazie per la domanda. La prima domanda è relativa all'immunosoppressione. Non abbiamo inventato niente, usiamo la stessa immunosoppressione che si usa per qualsiasi altro trapianto di organo, a livelli più bassi, soprattutto nella gravidanza, perché grazie a Dio durante la gravidanza esiste una diminuzione naturale dell'immunoreattività dell'organismo. E abbiamo eliminato due o tre farmaci che sappiamo sono teratogenici, cioè creano malformazioni nei bambini, e fino adesso tra quelli di Gothenburg e i nostri per fortuna non è successo niente. Però avevamo anche l'esperienza fatta con i trapianti di organo, sono migliaia di donne che hanno partorito dopo trapianto di fegato, trapianto di rene, eccetera eccetera, poi sapevamo che in realtà il numero delle malformazioni che sono state registrate, c'è un registro internazionale per queste cose, è minimo, per cui avevamo abbastanza tranquillità a questo punto di vista. Da un punto di vista dei soldi, ieri si parlava del diritto alla salute. Da noi, come purtroppo si sa, non c'è il diritto alla salute, quasi nessuno paga per le terapie dell'infertilità in generale, per cui queste donne devono pagare tutte le terapie che hanno a che fare con la fecondazione dell'embrione. Poi da quel momento in poi, siccome questo è un programma sperimentale che è stato finanziato dal mio ospedale, noi paghiamo tutto il resto, cioè assorbiamo i costi. Nel futuro sarà interessante vedere la reazione che si creerà. Sarà privato, molto probabilmente, le persone dovranno pagarlo. Bisogna vedere se gli ospedali decidono di farlo pagare a livello, come io dico al mio direttore generale in ospedale, vuoi farlo pagare a livello Prada o a livello di Walmart, cioè di Costco praticamente, o della Metro, perché questo veramente sarà il parametro che verrà utilizzato lì. A fianco forse c'era, volevi anche, no, avevi alzato la mano? Ok, qui davanti, sì, prego. Una breve domanda. Prego, prego. Buongiorno, grazie molto per questa letteratura che è meravigliosa. Vorrei chiedere a lei, dopo quanto tempo dal trapianto dell'utero una donna può essere gravida? Grazie. Grazie, sa perché? Perché uno... Sono un medico generico, sono laureata a Padova. Sono contento perché questa è stata una grossissima battaglia che ho dovuto affrontare nel mio ospedale. Naturalmente uno quando fa delle cose nuove deve guardare i pochi esempi che ha precedenti. L'esempio precedente era in Svezia, dove hanno aspettato un anno, un anno per imprendere l'embrione. Noi l'abbiamo fatto a 5 mesi. Scusatemi un attimo. Quindi un anno i primi per cautela forse? Sì, ma sì, perché in realtà non si sapeva. 5-6 mesi. Io ho semplicemente fatto una domanda semplicissima, che poi è quello che domando a tutti quelli che lavorano nel nostro gruppo. Spiegatemi il perché. Datemi una spiegazione logica, se non scientifica, ma almeno logica del perché si fanno le cose. Non esisteva né una spiegazione scientifica né logica di tenere una donna sana 6 mesi, 7 mesi in più sotto immunosoppressione.
Per cui abbiamo iniziato, è andata bene, e il nostro contributo è stato dimostrare che è possibile farlo molto prima con ottimi risultati. Senza aspettare tutto questo tempo. Sì. No. Prego. Grazie, grazie a lei. Abbiamo qualche altra domanda per il professor Tessa? Sì, dottor Bo? Sì, ancora una domanda veloce. Tempi chirurgici, quanto dura un trapianto in media? Il trapianto in media dura 4 ore. 4 ore, e l'isterectomia dura molto di più, dura circa 6 ore. Quello è molto più difficile, togliere l'utero conservando i vasi che metterlo dentro. Il tipo di intervento in laparoscopia per il donatore vivente oppure laparotomia? Dopo vi do dei soldi a voi due, perché questo è l'altro contributo che abbiamo dato. Il contributo che abbiamo dato è dimostrare che è possibile non solo far sopravvivere un utero dopo trapianto utilizzando esclusivamente i vasi utero-ovarici, ma soprattutto che questi due vasetti riescono poi a mantenere la gravidanza. Sembra una sciocchezza, ma questo ha aperto le porte alla laparoscopia e alla robotica per fare l'isterectomia in lobo, perché andare a prendere le vene ovariche con la laparoscopia o con il robot non è facile. Tirarsi fuori soltanto il segmento utero-ovario è molto più facile, perché il nostro contributo è stato, adesso come vedete possiamo aprire le porte con sicurezza per fare questo intervento in altro modo. Abbiamo qualche altra domanda per il professor Testa? Sì, prego. Grazie. Allora, sono una studentessa di medicina all'Università di Padova e grazie innanzitutto per la presentazione. La mia domanda è, dal punto di vista ormonale, lei mi ha già in parte risposto che appunto l'utero trapiantato durante la gravidanza comunque cresce. Dal punto di vista appunto ormonale, quest'utero risponde ai segnali prodotti dall'organismo della donna ricevente o è necessario intervenire anche dal punto di vista farmacologico, ormonale, comunque medico? È fenomenale, risponde assolutamente come qualsiasi persona si aspettasse dovesse rispondere un utero normale. La cosa che non sappiamo, per rispondere a una domanda, per il momento stiamo facendo taglio cesareo per il parto, è se al momento in cui inizia, se l'utero risponda alle contrazioni di un parto normale, perché il parto è avvenuto pilotato, non sappiamo cosa succede se al termine della gravidanza quell'utero risponde agli stimoli che esistono per far iniziare le contrazioni. E non sappiamo neanche se la donna sentirà poi il dolore, le contrazioni che normalmente ci sono, perché in realtà questo utero è denervato. Infatti stiamo studiando nei dezzuti per vedere se esistono delle terminazioni nervose. Prego. Scusami, prima c'è un'altra, mi sembrava un'altra domanda. Sì, prego. E poi dopo ritorniamo da te. Buongiorno. Volevo chiedere riguardo alle donatrici dell'utero. Sono donne in menopausa, sono donne al termine della loro età fertile? Le donatrici? Sì. Le donatrici? Sì. Sì, le donatrici sono entrambe. In Svezia hanno fatto, anche un altro carissimo collega a Praga, che ha l'esperienza, la seconda esperienza più grande in Europa in questo momento, ha preso delle donatrici post-menopausali. Quello che succede è che li stimolano di nuovo, i ginecologi sanno come fare, e vedono se l'utero risponde allo stimolo ormonale e poi pensano che quello sia un utero che possa funzionare. Per il momento da noi abbiamo solo preso donne in premenopausa. Ottimo, vai. Sempre io. Sempre io. La paziente che ha deciso di avere la seconda gravidanza ha dovuto reimpiantare un nuovo utero o ha mantenuto il primo? No, è solo lo stesso utero. Ah. Lo stesso utero, solo che abbiamo aspettato 4 mesi e poi abbiamo ricominciato. Abbiamo qualche altra domanda al professor Testa? E allora io lo ringrazio a nome di tutta l'università per essere stato qua con noi, a nome del Sole 24 Ore di Nova. Grazie a tutti. Grazie. Per la vera innovazione, grazie.